Ciao a tutti dal vostro Skibam. Allora, oggi parliamo di questa tipologia di sci, gli sci multiraggio. Sinceramente è la prima volta che sento questo termine, perdonate l'ignoranza. Comunque uno di voi ieri nei commenti, a seguito del mio video sulle varie tipologie di sci, mi ha chiesto che cosa sono gli sci multiraggio. Boh, che cosa saranno gli sci multiraggio? Mi sono andato un po' a informare e insomma, ho visto che a quanto pare sono gli sci, tra virgolette, nuovi sci con raggio, diciamo, compreso tra slalom e gigante. In effetti, come ho spiegato già ieri, ormai gli sci del gigante non dico che non esistono più, ma sono diventati, o meglio, allo sci da gigante sono stati affiancati tutta una serie di sci che hanno dei raggi, che hanno un raggio di curvatura che in effetti sta tra il gigante e lo slalom. Allora, lo slalom a raggio di curvatura 12-13, il gigante di solito 17-18-19, poi si arriva fino a 21, ma ripeto, come ho già detto ieri, ormai gli sci che vengono proposti sopra raggio 19 sono veramente molto pochi, e per fortuna, aggiungo io. Comunque, sostanzialmente adesso gli sci anche top di gamma, che una volta difficilmente venivano proposti raggio 15, erano tutti raggio 18, erano gli sci da gigante, quindi 17, 18 e 19. Invece adesso anche gli sci top di gamma partono da 14, anche in non slalom, non sto parlando degli sci da slalom, partono da 14 e arrivano fino a 18, ma spesso si fermano anche prima. Ora approfitto di questo video per parlarvi di una cosa che ho già in mente da un po' di tempo, ma non avevo mai fatto il video, ne approfitto oggi. Allora, quando ho iniziato a sciare in modo assiduo, preparare per le selezioni, era il 2010, e ci ho messo 3 anni, poi nel 2013 ho fatto le selezioni, sono passato, ci ho fatto le selezioni la quinta volta, la quinta selezione a cui ho partecipato, sono passato, e quindi tra il 2013 e il 2014 sono diventato maestro di sci. Ai tempi, gli sci che si utilizzavano per prepararsi alle selezioni, per fare le selezioni e poi per fare il corso maestri, i cosiddetti sci da archi, okay. Cos'è lo sci da archi? È lo sci che utilizzano i selezionandi, i maestri di sci, anche gli istruttori nazionali per dimostrare la curva Italia, quella che adesso si chiama curva Italia, comunque per dimostrare le curve che vengono richieste e al corso maestri, all'esame del corso maestri e alle selezioni e al master istruttori, insomma, quello che vengono richieste dallo sci italiano per diventare maestri di sci, istruttore nazionale, per dare conferme istruttori, eccetera. Le curve tipiche dello sci italiano. Ebbene, questo sci, lo sci da archi, era uno sci a raggio 18 e ai tempi c'era un po' questo celodurismo da sci difficile, okay? Cioè, se ti presentavi con uno sci con raggio inferiore a 18 eri uno sfigato, no? Mi ricordo al corso maestri c'era un ragazzo piuttosto forte, tra l'altro aveva una novantina di punti fissi, era uno dei più forti in gigante, che ha fatto tutto il corso con un Nordic Spitfire, raggio 15, un all round, e tutti lo guardavano un po' male, no? Sembrava che ci prendesse quasi in giro, no? Venendo a sciare con quello sci. E questo per dirvi era un esempio. Comunque, veramente ti guardavano male. Lo sci non doveva girare. No, lo sci doveva essere difficile da girare perché altrimenti, boh, non lo so. Non so, a me è capitata diverse volte. Io avevo il mio Blossom a raggio 18 che girava molto bene, molto facile. Ogni tanto lo scambiavo con qualche maestro e mi ricordo almeno un paio che mi diceva: sì, però è troppo facile, gira troppo bene. Voglio dire, è troppo divertente. Boh, non lo so. Dal mio punto di vista, io ho sempre pensato che lo sci da pista, in questo il mio allenatore era d'accordo con me, dovesse girare. Cioè, in pista il bello è fare la carvata nel modo più semplice possibile e in ogni situazione possibile, okay? E per fare questo ci vuole uno sci che gira, okay? Perché in pista ci sono le altre persone, non abbiamo sempre pista libera, non è sempre liscia. Quindi avere uno sci facile sicuramente agevola nel riuscire a carvare il più possibile nella maggior parte delle situazioni, e quindi sicuramente uno sci che gira di più è uno sci più divertente. Okay? Se invece ragioniamo dal punto di vista didattico, la cosa cambia. Io, quando andavo ad allenarmi, soprattutto col mio primo allenatore, avevo solo sci da gara. Cioè, lui mi ha detto: guarda, Andrea, tu non hai mai sciato con gli sci da gara, devi imparare a sciare con gli sci da gara, devi imparare a farti il piede con uno sci che non gira, e quindi devi usarlo sempre. Va bene, lo uso sempre e buonanotte.
Poi però il mio secondo allenatore mi ha anche spiegato un'altra cosa che un po' avevo intuito e mi ha dato la conferma, che se tu usi uno sci che non ti consente di fare certe cose, mentre invece con uno sci più facile tu certe cose le riesci a fare, per esempio raggiungere determinate inclinazioni, carvare in determinate pendenze, eccetera, eccetera. Ora, tu con lo sci difficile non è detto che tu riesca mai a farle queste cose. Quindi è bene alternare i due sci, perché con lo sci facile tu raggiungi determinate inclinazioni, vai a carvare anche sul ripido e quindi ti alleni a fare determinate cose che poi provi a fare con lo sci difficile. D'altro lato, con lo sci difficile tu sei obbligato ad avere un assetto un po' diverso, ad essere più preciso a livello di assetto e quindi sicuramente è utile anche sciare con lo sci difficile, ma insomma ci sono i pro e i contro. Comunque, chiusa la parentesi, non voglio farla troppo lunga, torniamo sul pezzo. Il discorso è quindi questo: fino a 10 anni fa, direi anche fino a 5 anni fa, quando sono diventato maestro di sci nel 2014, l'andazzo era un po' questo. Lo sci da archi era un arco 18, spesso ai piedi degli istruttori vedevi anche degli arco 19, insomma c'era questo andazzo che prevedeva che il maestro di sci non dovesse scendere sotto il raggio 18 perché altrimenti era lesa maestà e c'era questa cosa dello sci che non doveva girare troppo facile. Okay? Poi nel 2012-13 Salomon uscì con un nuovo sci, il 175 raggio 15. Correggetemi se sbaglio, sicuramente tra di voi c'è qualcuno che è più esperto di me. Io sono andato a vedere, penso sia uscito nel 2013, 2012-2013, non mi ricordo esattamente l'anno, adesso vado veramente a memoria. Comunque, in quegli anni uscì il Salomon X-Lab 175 raggio 15, uno sci mitico, ancora oggi averne, anzi, trovarlo usato, bisognerebbe comprarlo. Uno sci praticamente con struttura da gara, con struttura da slalom, uno sci super reattivo, teneva tantissimo, veramente bello. Raggio 15 però, quindi 175 raggio 15. E fu il pioniere di questi sci multiraggio, appunto. Mi ricordo allora, mi allenavo ogni tanto con Giordano Ronci, un atleta della squadra B, che abita nella mia valle, e ogni tanto si allenava con noi in gigante, al Tonale. Era molto interessante perché avevi proprio riferimento di uno sciatore di altissimo livello. Ai tempi in slalom finiva in Coppa Europa con Kristoffersen sul podio. Quindi era molto stimolante la cosa. Comunque, lui mi ricordo che usava questo sci, lui atleta Salomon, aveva questo sci e lo usava per esempio nei paralleli. Facevano una garetta da noi a Folgari, la fanno ancora al parallelo dei campioni, adesso penso che si chiami parallelo dei maestri, e quindi nel parallelo questo sci era interessante. Comunque in campo libero era molto interessante anche in campo libero, insomma questo fu un po' il pioniere di questi sci multiraggio. Adesso tutti fanno sci multiraggio e arriviamo alla fine del discorso. Lo sci da archi oggi non è più il raggio 18, ok? Ai piedi di moltissimi istruttori, sia giovani che a maggior ragione anche un po' più anzianotti, non si vedono più i raggio 18, ma si vedono i raggio 15. Io a Campiglio conosco diversi istruttori e nessuno più usa il raggio 18. Usano il raggio 15 o raggio 16. Chi vuol fare il master istruttori, ho sentito diversi selezionandi per il master istruttori, diversi aspiranti istruttori, che alcuni magari usano il raggio 18, altri dicono no perché ho paura di non riuscire a fare la serpentina carvata e quindi uso il raggio 15. Insomma, l'andazzo non è più quello che se non hai lo sci raggio 18-19 sei uno sfigato, anzi sta diventando un po' il contrario. Lo sci da archi sta diventando il raggio 15. Ora, che effettiva differenza c'è tra questi due sci? Beh, un po' di differenza c'è. Okay? Io continuo a preferire il raggio 18 perché per il mio tipo di curva e il mio tipo di sciata, quello che piace fare a me, la curva un po' da gigante a una velocità di intorno ai 60 all'ora, il raggio 15 gira un po' troppo, a mio parere. Mi piacerebbe averli tutti e due, ecco, secondo me è uno sci che a un certo livello uno si può divertire tranquillamente con il raggio 18, tranquillamente con il raggio 15, è una sciata un po' diversa, che okay, il raggio 15 chiude un po' di più e io preferisco il raggio 18, tanto.
Tanto io non devo più fare selezioni, le ho già fatte, quindi non ho problemi. Master istruttori non esiste, quindi io non devo dimostrare niente a nessuno, uso lo sci che mi diverte di più. A me diverte più il raggio 18, probabilmente metterò in rastrelliera in futuro anche un raggio 15, mi piacciono tutti e due, ma se dovessi scegliere, scelgo il raggio 18. Sicuramente a tutti i miei clienti non consiglierei un raggio 18, a meno che non siano veramente molto molto bravi. Comunque sicuramente il futuro è questo, il futuro è uno sci che gira facile e che magari può essere anche molto strutturato, ma che gira facile. L'obiettivo finale qual è? È semplicemente quello di carvare il più possibile, carvare nella maggior parte dei casi, ok? Avere uno sci che consente di essere portato sullo spigolo nella maggior parte dei casi, quindi quando c'è meno spazio, quando la neve è più brutta. Quando la pista è ripida, avere uno sci che consente di carvare a velocità inferiori e quindi carvare più facilmente. Magari uno sci anche molto strutturato, ma che consente di carvare più frequentemente. Questa è la ratio di questi sci. A mio parere è giusto che sia così, quindi è un andazzo assolutamente che condivido. E secondo me il fatto che si sia abbandonato un po' questo celodurismo da scione che non gira è assolutamente positivo. E il fatto che la curva Italia, la serpentina, sia un po' sia cambiata e di fatto sia diventata praticamente una curva carvata al 100%, va un po' dietro a questo trend, che okay? Si sposa bene con questo trend. Ma magari di questo parleremo in un altro video, l'ho fatta veramente troppo lunga, quindi vi saluto, ditemi la vostra nei commenti come vi ho già detto prima. E ci vediamo alla prossima, mi raccomando, caschetta sta bene allacciata, che è aperto sempre.